La rassegna stampa è offerta da... Sabato 8 febbraio, buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di oggi. Apriamo con il Messaggero, il Quirinale, avanti con Letta, la trincea del Colle, niente crisi al buio, il Premier pronto all'impasto a fine mese, Renzi boccia elezioni e staffetta, non servono mai al governo con Berlusconi, il processo, la richiesta dei PM, 9 mesi a Grillo per la protesta no TAV nella baita. Olimpiadi, ai giochi sfida a Putin sui gay, Germania in divisa arcobaleno, spettacolo e polemiche a Sochi. Equitalia, salta il blocco cartelle perché ha crediti con lo Stato. Bagarre alla Camera, in alto mare, il decreto destinazione Italia, gli acquisti dei bond, l'alta corte tedesca non boccia la BCE, scendono lo spread e rendimenti BTP. La Gazzetta del Mezzogiorno, sfida, tiro al grillo da parte dei PM, Renzi frena la sua voglia di votare, sarebbe bene per me ma non per il paese, il leader PD, mai al governo con il cavaliere, la minoranza lo incalza sull'esecutivo. Chiesti 9 mesi da Torino per l'ingresso in una baita abusiva no TAV, indagato a Genova per il blog, i poliziotti non proteggano i politici. Alla Camera la minaccia di voto segreto sull'Italicum. Il caso, mattinata fatale per 2 avvocati, Lecce, morti all'improvviso, l'uno in aura, l'altro in studio, a 47 e 48 anni, cause naturali. A Scorrano un caso su cui sono in corso indagini dei carabinieri, postamat, clonati, ripuliti, i depositi di decine di clienti. Taranto, Ilva, si avvicina al processo per disastro ambientale, a giorni delle richieste di giudizio, 53 indagati, Sebastio, concluso l'esame di 100 faldoni. Valutazione finale sui verbali e le memorie della difesa. Sochi, c'è Letta, Italia al fiere contro le discriminazioni, spettacolo strabiliante e giochi di zar Putin. Ora Gazzetta di Lecce, Scorrano, ripuliti postamat, almeno una decina le denunce presentate ai carabinieri, allarme per le carte di credito clonate, vittime e risparmiatori dello sportello di Piazza Vittorio Emanuele. Tragici destini incrociati, avvocato trovato cadavere, all'apertura dello studio un altro muore in udienza e l'omaggio aveva appena commentato la disgrazia del collega. Vincenzo Mariano si era trattenuto in ufficio la sera precedente. L'Equile, sparatoria, ha arrestato un altro bandito. Con le passo, rogo distrugge il camper di un imprenditore. Castri, schianto contro un palo, muore un macellaio, tragedia al ritorno da Torre Specchia. Il nuovo quotidiano di Puglia, l'infarto stronca 2 avvocati, shock nel foro salentino per la morte a un'ora di distanza di stimati professionisti. Tragica sequenza, prima colpito nel suo studio Enzo Mariano, poi Elio Maggio durante l'udienza. La coincidenza del destino e il secondo malore, mentre il legale avvisava i colleghi. Il conflitto a fuoco con i carabinieri dopo il colpo, sparatoria, catturato il secondo rapinatore. Furgone si ribalta, muore macellaio, auto sbanda, 5 feriti, 3 gravi, l'incidente in agro di Verno, nell'altro schianto sulla Casarano Ottaviano. Prima pagina d'attualità, i nodi della politica, Berlusconi vara il team modello USA, ma Fitto non ci sta, tensione in Forza Italia dopo il grande rifiuto dell'ex ministro. Il centro-sinistra, staffetta Renzi Letta, Emiliano non accettare, rebus sul futuro del governo, con 3 ipotesi sul piatto. Le strategie del turismo, tutto pronto per la BIT, la Puglia pensa all'estero, da giovedì 13 a sabato 15 febbraio la regione sarà presente a Milano con un'area di 300 metri quadrati. La crisi economica, tasse alle imprese, stangata IRAP, indagini di Confartigianato Puglia, in media la cifra versata è di 3.500 euro. Il concorso contestato, abilitazione, linea dura dei ricercatori, fissato per fine mese l'incontro pubblico in cui saranno invitati rettore e politici. La pagina di Cadallecce, ora un rifugio per senza tetto, intitolato Dino e Veronica. Il direttore del comitato, Arian Berg, risponde a Don Simone, capitale della cultura 2019, un'opportunità per i più deboli. L'iniziativa Salute e Stili di Vita, congresso al Castello, domani a Carlo V, il confronto interattivo fra pubblico ed esperti. Il foro è lutto, shock in tribunale, in un'ora 2 avvocati stroncati da infarto, i drammi sono consumati in studio e in aula. Sospese le udienze penali, fra lacrime e disperazione, il professionista si è accasciato davanti al giudice di pace. Infine chiudiamo con lo sport, il calcio, l'ex Gregucci, Lecce, non fidarti del Barletta, il mister di San Giorgio Ionica, battuto in Baresi domenica scorsa con la Salernitana, la situazione, oggi la rifinitura al Via del Mare per sciogliere gli ultimi dubbi. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...